In questi mesi la mia tendenza al controllo si è acuita parecchio. Leggere mi ha aiutato a scacciare lo spavento. L'idea di sapere mi ha dato l'impressione di sentirmi più forte. Tutto mi è sembrato imprescindibile, come se ingurgitare parole mi rendesse più tranquillo. Il problema è che forse ho esagerato. Più leggi e meno ti sembra di sapere. Fra le mille, una frase però mi ha colpito. È di una scrittrice norvegese, Vigdis Hjorth, spero si dica così. Ha scritto un libro che si chiama Eredità, subito finito nella lista dei libri che comprerò per non leggere mai. La frase dice: ogni cosa è connessa alle altre. Per chi si muove con le orecchie tese allo scopo di capire, nessuna frase è innocente. È così. Io non voglio stordirmi di informazioni, io voglio capire. E per capire c'è bisogno di vivere, c'è bisogno degli altri, di setacciare le frasi in mezzo a questa brodaglia mesta di normalità mascherata. Saranno tempi incerti, vero, nessuno ci darà risposte sicure, vero, nessun percorso è già stato scritto. Allora tendo le orecchie e provo a guardare sopra la mascherina, cercando di trovare negli altri ciò che magari gli altri cercano in me. Occhi buoni che sanno regalare un po' di fiducia. Questi occhi vi danno il benvenuto alla terza puntata di Nessuno da Solo. Il mio nome è Carlo Pastore, grazie mille per averci seguiti così in tanti nelle prime due puntate. Questa terza puntata qui sul canale YouTube di Buddybank arriva a parlare di percorsi. Percorsi interessanti come quello di Dardas, che ha iniziato componendo musica elettronica, è passato per la neoclassica ed è finito a produrre grandi hit pop e poi indietro di nuovo, mischiando tutto quanto. Come in una matriosca di cose belle, il buon Dardas ci fa un regalo, ci porta Elodie, eseguiranno un brano assieme, e anche Elodie è un percorso molto interessante. Poi avremo con noi una star del basket nazionale ed europeo, Gigi Datome, il capitano della nazionale italiana di basket, che ha iniziato in Sardegna, poi è passato da Roma, Detroit, Boston, l'NBA ed è tornato poi in Europa a giocare in Turchia. E infine avremo con noi Ginevra, un'artista di Torino che abita a Milano, che è passata dall'inglese all'italiano, che ci regalerà della musica nuova. Noi a parlare di percorsi siamo sempre a casa, anche se ora si può uscire. Nessuno da Solo è un programma interamente realizzato con un telefono da casa, sono le nostre cartoline da casa. Allora mettetevi comodi, noi, voi, nessuno da solo. Caro Dario, ciao. Ciao. Come va? Bene, bene, direi molto bene. Tutto a posto? Impegnato come sempre. Il tuo studio è luminoso oggi. È luminoso come sempre, ho comprato anche un LED nuovo proprio per che cambia colore, ma perché mi piace ogni giorno quando a livello di mood e in base a quello che sto scrivendo mi piace cambiare il colore proprio della stanza. Quindi ho tre fari che cambiano colore, ovviamente, che mi cambiano il mood della stanza. Quindi è una sorta di cromoscrittura, cioè in base a Bravissimo. Quello che ti serve tu porti i colori. Anche perché ci stavo pensando, di colori nella tua carriera ce ne sono tanti. Hai iniziato nei primi anni 2000 con una band. Poi hai iniziato a lavorare da solo come produttore, poi sei diventato autore con Universal, poi hai firmato come autore e produttore alcuni successi devastanti, Fedez, Mengoni, Carboni, dei giornalisti, Arcomi, Mahmood. Però c'è un'altra dimensione, che è la tua dimensione, quella più intima e anche più intensa a livello artistico, che è quella del compositore neoclassico ed elettronico. Mi tolgo subito una curiosità: quanti dischi di platino hai vinto nella tua carriera? Domanda difficile, non lo so, credo sopra i 50 forse. Sopra i 50, ma ne hai qualcuno appeso in studio? Ne ho uno solo Calypso. Non mi piace avere il mood trofei in casa, neanche per scaramanzia, non li voglio vedere, non li voglio in mezzo alle scatole, anche perché mi voglio sentire sempre al punto di partenza e sempre che devo dimostrare tutto ogni volta che faccio un pezzo. Quindi averli qui mi mette in una zona troppo confortevole a livello psicologico, di performance, diciamo. Anche perché poi tutto sto platino con tutti sti colori diventa tutta una... Senti, esatto. Mi viene in mente però il tuo disco, il disco che hai pubblicato da qualche mese, Sad, S.A.D. Storm and Drugs.
Un'intervista che hai rilasciato, che secondo me è molto interessante, che ha molto a che fare con la puntata di oggi di Nessuno da Solo, che ha a che fare con i percorsi. Hai detto: per esistere ho dovuto riazzerare tutto. Che cosa vuol dire questa frase? Che poi il titolo dell'intervista, secondo me, è una frase molto potente. Avendo fatto un percorso di studi, poi di lavoro, in cui la mia creatività era sempre al servizio degli altri, ho visto sempre questa attività creativa e la mia persona sempre un po' mancante di qualcosa, quindi io volevo fare qualcosa che fosse mio. Avevo fatto degli esperimenti in passato, tu hai citato la band e altre situazioni di passaggio, ma sembrava che io la volessi fare un po' facile, no? Troppo. Invece secondo me mi mancavano proprio degli step per ottimizzare e diventare sempre, anche per centrare un po' la mia emotività sul lato creativo, e quindi a una certa ho davvero riazzerato tutto e sono ripartito con quest'alter ego Dardust, e lì è stato davvero riazzerare, perché praticamente mi ritrovavo comunque non giovanissimo a partire con un nuovo percorso, sicuramente più complesso, perché unire musica classica e elettronica è sicuramente un percorso abbastanza insidioso, soprattutto perché la scena neoclassica è fatta, anche lì ci sono i puristi, e quindi io invece voglio andare sempre sopra le categorie, sopra i generi, miscelando, mischiando, quindi non è stato semplice azzerare in quel senso lì. Paradossalmente, quando ho azzerato tutto quello che avevo fatto, la mia identità, e sono ripartito, è partita pure la mia fase da producer, è stato parallelo, quindi Dardust artista ha alimentato e dato nuovi colori a Dardust producer, da lì è partita una nuova vita. Certo. Forse quella definitiva, non lo so, però è partito un nuovo me stesso, sicuramente più intenso e con un'identità, diciamo, più solida, spero. Poi non aspetta a me dirlo, sicuramente. Vabbè, parlano un po' i numeri, ma soprattutto parlano le cose che ascolti, no? Parlo da ascoltatore in questo caso, cioè hai fatto un disco che è comunque un disco importante. Però io volevo concentrare un attimo sul tuo percorso e proprio sui tuoi studi. L'hai menzionati prima, perché tu hai studiato pianoforte, però tu sei anche laureato in psicologia. Yes. Che sono due cose molto interessanti, perché hai una formazione, diciamo così, da conservatorio, quindi sei un musicista che sa maneggiare la musica con la competenza che spesso, diciamocelo, nel pop non è così consueta, e però hai anche questo lato, diciamo così, di psicologia, che è importante forse soprattutto per il tuo ruolo di produttore. Sì, perché ogni volta che entro in contatto con un artista cerco sempre, un po' in maniera più, diciamo, in versione più superficiale, di creare un transfer con l'altro artista, quindi di creare un'empatia sul lato emotivo per costruire un territorio comune dove le nostre fantasie, diciamo, collidono, e da lì si crea qualcosa di nuovo che sposta me come artista, ma sposta soprattutto l'altro come artista. È quello che voglio fare sempre, spingere sempre l'artista con cui lavoro in un territorio nuovo, senza tradire il passato, ovviamente. E cosa ci suonerai? Allora, del mio disco vorrei suonare Sublime, che è stato il primo singolo uscito, piano solo, quindi senza elettronica, senza nulla. E quindi è un po' il concetto di sublime legato a tutto il concept del disco, Sturm und Drang, Storm and Drugs. E quindi parla di estasi e paura, che è il sentimento chiave dello Sturm und Drang, ossia il sublime. Quindi mi piaceva trasformarlo in musica. Quindi il brano è un brano che ha dei chiaroscuri molto forti nella produzione originale, in piano solo, però si capisce come è nato. Quel giorno in cui ero a Londra, durante una tempesta di neve che non si vede da anni, ero in questo cottage da solo, isolato, in mezzo a questo bianco fuori, quasi spaventoso, ma allo stesso tempo c'era molta eccitazione in quella situazione. Era proprio il concetto di sublime che ho trasformato poi nel pezzo. E con Elodie invece che cosa ci fate? Con Elodie sarebbe bello fare una versione ultra emo pianistica di Tequila e Guaraná, che è il singolo che è uscito adesso, e sarebbe curioso rivisitarla in questa maniera. Sì. Mi gasa, perché la tequila è la festa, il guaranà è diciamo la caffeina di un altro tipo, quindi comunque un eccitante, e la versione emo mi piace, la sbronza triste praticamente. Esatto. Ma ci ha detto che il guaranà ha dei toni molto malinconici, tristi, non è un brano estivo, perché ha una malinconia di fondo molto forte, poi è molto minimale comunque come pezzo, non ha grandi volte melodiche,
però ha la spinta, ha l'energia, quindi quello che cerco io, la mia visione degli estivi, ma lo è stata sempre, veramente a partire da Riccione, dei giornalisti, passando per Calypso, è stata sempre di dare un velo di malinconia all'estate, è stato sempre la mia estate, è sempre il tramonto, è sempre quel tipo di fase finale della giornata, quindi il mio colore malinconico c'è sempre, nei pezzi estivi. Non sentirete mai da me un brano reggaeton happy che non abbia quel velo di tristezza dentro. Un abbraccio e grazie davvero. Grazie a te. La collaborazione con Dario in Art Dardust inizia 2 anni fa con Nero Valley, scritta con Mahmood. Io e Mahmood siamo stati un po', diciamo, che abbiamo fatto guidato... da Padrini. Certo. Mi avete dato una nuova vita anche musicale. Certo. Che continua da poi con Andromeda a Sanremo. E poi Guaranà scritta con Davide Petrella un anno fa. E questa versione che facciamo oggi è più intimista, diciamo, unisce il periodo della quarantena e ci proietta verso l'estate. Che diciamo la fase 2 è proprio versione fase 2. Sì, bella, più calda, ci sta. Infatti, più vicina. Sì. Infatti i colori di Elodie, della sua voce, in questa versione più intimista, secondo me sono molto belli. Disegnerò nel cielo quello che non vedi. Raccontami ogni cosa tranne i tuoi segreti. Te lo spacco quel telefono, oh. L'ho sempre odiato il tuo lavoro. Tiro su le cuffiette in metropolitana, sopravvissuti come gli iguana. Ci siamo fatti male, la vita è strana, uno stallo alla messicana. Vengo verso di te, per capire le cose migliori che ho perso di te, perso di te. Dovremmo sfiorarci la pelle, sognare l'estate e le stelle. Prendiamoci tuttora che non ci resta più niente. Non ci resta più niente. Vieni più vicino, lasciati guardare, che negli occhi tuoi non ci vedo un me, non ci vedo il mare. Dimmi cosa vuoi da questi attimi eterni, vincere un Oscar o un Grammy. Cosa succederà? Lasciamo la città. Tequila, guaraná, 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 tequila, guaraná, 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 tequila, guaraná. Sale il fumo dall'asfalto e l'ombra si nasconde. Ho un tuo messaggio, un bacio sulla fronte. Giro sospesa nei quartieri. Quanto è bella Milano senza veli. E vengo verso di te, per cercare le cose migliori che ho perso di te. Dovremmo sfiorarci la pelle, sognare l'estate e le stelle. Prendiamoci tuttora che non ci resta più niente. Non ci resta più niente. Vieni più vicino, lasciati guardare, che negli occhi tuoi non ci vedo un me, non ci vedo il mare. Dimmi cosa vuoi da questi attimi eterni, vincere un Oscar o un Grammy. Cosa succederà? Lasciamo la città. Tequila, guaraná, 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 tequila, guaraná, guaraná, guaraná. Vieni più vicino, lasciati guardare, che negli occhi tuoi non ci vedo me, non ci vedo il mare. Dimmi cosa vuoi da questi attimi eterni, vincere un Oscar o un Grammy. Cosa succederà? Lasciamo la città. Tequila, guaraná, 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 tequila, guaraná, tequila, guaraná, tequila, guaraná. Ho conosciuto Ginevra come artista un paio di anni fa,
cantava in inglese e poggiava la sua bellissima voce su tappeti elettronici e pop. Ad esempio la sua Burning è per me uno dei pezzi più belli usciti negli ultimi 2 o 3 anni. Oggi Ginevra è un po' diversa rispetto all'inizio, canta in italiano, che non è una differenza da poco, ed è diventata molto più urbana, anche se mantiene quel suo essere nata e cresciuta ai piedi delle montagne, delle Alpi. Qui a Nessuno da Solo oggi Ginevra ci regala un pezzo nuovissimo che si chiama Sconosciuti e che parla di una relazione, di una coppia dentro la metropoli. Sarebbe bello liberarsi da tutta questa frenesia. Io ti penso ma non ho tempo, non ho tempo di amarti tanto. Voliamo in alto come stelle nella notte, troppo veloci, su una strada trafficata, una città di sconosciuti, dove la strada e la mia testa è incasinata. Ti prego vieni a liberarmi dalle onde, i miei pensieri si aggrovigliano nel ventre, i nostri corpi sono ormai equidistanti l'uno dall'altro. Dimmi quando piove dove vai, e se ti senti solo cosa fai. Cresce la distanza fra di noi, come quando è festa e non ci sei. Lasciami la chiave dove vuoi, lasciami dormire ancora. Sonno e non so se tornerai, come quando è festa e non ci sei. Non ci sei, non ci sei. Fine mese andare via, io ti penso ma poi mi stanco, e se mi stanco lo sai riparto. Arriviamo ora a piedi nudi nella notte, troppo veloci. Dimmi quando piove dove vai, e se ti senti solo cosa fai. Cresce la distanza fra di noi, come quando è festa e non ci sei. Lasciami la chiave dove vuoi, lasciami dormire ancora. Sonno e non so se tornerò, come quando è festa e non ci sei. Non ci sei, non ci sei. Da Tome, ci sei? Ci sono. È bellissimo sapere che in questo momento una parte del mio sangue ribolle nelle tue parole, perché essendo metà sardo, saperti in Sardegna è molto bello. Sì, io mi rendo conto, ogni giorno mi alzo e ho questo spettacolo davanti a me, sono veramente felice di essere qui. Senti, io in questa puntata si parla molto di percorsi. Tu hai fatto un percorso veramente abbastanza incredibile, no? Perché non sei nato in Sardegna, sei nato in continente, a Montebelluna. Poi ti sei trasferito a Olbia, poi Siena, Roma, Detroit, Boston e adesso Istanbul. Qual è stato il motore, a parte la carriera, che ti ha fatto viaggiare così tanto? Ma avevo sempre degli obiettivi in testa, sapevo benissimo dove volevo andare. Nonostante, sai, nessuno ha una strada definita, o meglio, tanti si fanno una certa rotta immaginaria, ma poi ci sono gli imprevisti, no? Che questa è la vita. E quindi di conseguenza mi sono dovuto adattare per appunto raggiungere i miei obiettivi. Prima
andando a Siena ho cercato di fare di questa passione il mio lavoro, la mia vita, e poi sono passato per Scafati per fare il classico passo indietro per cercare di farne due avanti, per farla breve, 5 anni a Roma per cercare di affermarmi in Serie A con un ruolo importante in una società molto importante, un salto triplo in NBA che non era neanche uno degli obiettivi, talmente era grande, ma che è successo, e poi l'obiettivo era diventato quello appunto di fare qualcosa di importante per un club importante come quello del Fenerbahce in Turchia e stare al top in Europa, cosa che non avevo mai fatto nella mia carriera. E adesso l'obiettivo è sempre cercare di continuare a vincere col club. Questo di viaggiare è una cosa interessante, ma soprattutto di vivere nei posti, perché poi giocare per squadre, per esempio come il Fenerbahce, significa anche un po' abbracciare la cultura del posto in cui vivi, di Istanbul, i tifosi, c'è una relazione epidermica con la città. Viviamo in un momento in cui adesso fra poco si sbloccherà, speriamo, la situazione, però sono stati richiusi i confini, no? Quindi quanto è importante aver vissuto così tante vite dentro una sola carriera per te? Ti ha aperto la testa, il cervello, ti senti migliore? Assolutamente, ma penso sia una fortuna questa. Già il fatto di fare sport a alto livello ti permette di viaggiare, però vivere in un determinato paese ti permette, come hai detto tu, di entrare a contatto con la cultura del posto. È stato già un passaggio dalla Sardegna a Siena, per dirti, specialmente perché ero un ragazzino, avevo 15 anni, o da Siena a Scafati, da Scafati a Roma, la prima volta in una città grande nella mia vita. È stato un passaggio importante anche all'America, perché è una cultura, sì, simile alla nostra, noi siamo sicuramente filo occidentali, però è sicuramente una cosa diversa, è un'esperienza diversa, è un mondo diverso. E la Turchia è tutta un'altra cosa. E adesso sono 5 anni in Turchia e sicuramente appunto ho avuto il modo di apprezzare la cultura, di immergermi in questa meravigliosa città, nel Fenerbahce, che è una realtà, è quasi una fede, no? Per milioni di persone lì. E quindi appunto viaggiare, ma avere la possibilità di giocare anche all'estero, quindi entrare nelle culture diverse, è una fortuna che ho avuto, e che la carriera purtroppo è corta, perché mi piaceva veramente giocare altri 30 anni e andare a giocare in Giappone, in Sud America, eccetera, perché ci sono tante cose da vedere, tanti posti da vedere. Però ovviamente la priorità è sempre la pallacanestro, non può essere il turismo. Senti, mi racconti un po' com'è la tua vita a Istanbul? Sono molto curioso, io sono stato a Istanbul soltanto una volta e mi è sembrata una città comunque incredibile. Al netto che è una città veramente però diversa da come siamo abituati a vivere in Occidente, soprattutto in alcune zone. Ma Istanbul è unica ovviamente, non piace solo alle persone che non l'hanno mai vista, no? Che hanno dei pregiudizi. Istanbul è unica sia per la posizione geografica, no? questa metropoli comunque è divisa a due col Bosforo, che la divide da una parte europea e una parte asiatica, è il mix di cultura e di storia che si vede nella gente, si vede nell'architettura, si vede nel cibo, è unica. Vivere Istanbul, una città così bella che offre così tanto, da giocatore Fenerbahce, che in questi anni appunto abbiamo fatto cose bellissime lì e quindi siamo veramente trattati molto molto bene, ovunque andiamo siamo coccolati, è un'esperienza in esperienza, come è stata un'esperienza essere un giocatore dei Celtics e vivere Boston da giocatore dei Celtics, è un'altra cosa. Sicuramente se fossi stato uno studente o un semplice lavoratore sarebbe stata diversa la mia esperienza di Istanbul. Però Istanbul, a prescindere, è meravigliosa e tutte le persone che sono venute a trovarmi, gli amici, i parenti, hanno avuto le stesse sensazioni che ho avuto io, grande città unica, cultura unica, grande senso dell'ospitalità e grande calore, che è molto simile a noi, diciamo, noi paesi del Mediterraneo. Senti, mi hai fatto risalire una grandissima voglia di Sardegna. Hai voglia di farmi vedere un po' di Sardegna in questo momento, già che sei direttamente... Volentieri, sono qui per questo. Allora dai, prova a prendere il telefono e fammi vedere un attimo dove sei in questo momento, che cosa stai... Allora. Cioè, qual è la visuale, diciamo, perché tu hai passato la quarantena nell'albergo dei tuoi, no? Sì, io abito qua dentro un appartamento, non è proprio questo, il mio lo stanno... ci sono dei lavori in corso. Niente, questo è Golf Aranci. Questo è il nostro albergo, che ancora sta aprendo. Qua c'è la piscina che sarà funzionante tra un po' quando arrivano i clienti. E Golf Aranci si estende, se vediamo se riusciamo. È una penisola che arriva fino a Capo Figari, che è lì in fondo. Si vede un isolotto, quello è Figarolo, che è di fronte a Capo Figari.
E poi c'è sempre coperta dalla nuvola dello scirocco Tavolara, sempre che protegge sia Golfo Aranci che Olbia, però questo è il Golfo e Golfo Aranci. E sinceramente non si sta male, non ci si sveglia male con questa vista. Ti ringrazio tantissimo Gigi, numero uno. Piacere mio. Un abbraccio e a prestissimo, ovunque tu sia. A presto. Ciao a tutti. Ciao. Ooh.